Buongiorno a tutti, siamo al nostro terzo appuntamento con le interviste ai direttori o responsabili delle strutture museali della città di Grosseto e oggi incontriamo Andrea Sforzi del Museo di Storia Naturale di Grosseto. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Dopo questo lunghissimo periodo di oltre 2 mesi ormai di forzata chiusura, tutti ci siamo dovuti riadattare un po' nella comunicazione. Qual è il rapporto che si è stretto tra la comunità di visitatori del museo e le offerte del Museo di Storia Naturale? È stato un periodo molto intenso in cui abbiamo cercato di ripensare complessivamente al museo. Noi abbiamo comunque di base un'impostazione che consente a chi ci segue di non solo visitare il museo, ma partecipare ai nostri eventi, che sono un po' la caratteristica ormai da quando abbiamo riaperto in questa nuova sede, quindi negli ultimi 10 anni. Ovviamente tutto questo ha posto il problema di non poter seguire gli eventi, ma porrà anche il problema in futuro di ripensarli profondamente. In attesa di questo abbiamo cercato di mantenere alta l'attenzione sul museo, lavorando un po' come molti altri musei hanno fatto, soprattutto sui nostri profili social. E quindi abbiamo creato dei contenuti, grazie anche al fatto che recentemente avevamo inaugurato il nuovo sito web del museo. Quindi abbiamo creato una serie di eventi, cioè di informazioni, di approfondimenti che consentivano al nostro pubblico di avere un'idea di cosa stava accadendo. Quindi abbiamo pubblicato sia video sia informazioni che riguardavano anche il Covid stesso, cercando di impostarlo da un punto di vista più scientifico. Qual è l'identikit del vostro pubblico? Quindi un pubblico molto eterogeneo, molto vario. Nella maggior parte dei casi, però, un pubblico relativamente locale, quindi cittadino e delle immediate vicinanze, anche se ci sono persone che ci seguono regolarmente e provengono da varie aree della provincia. Nella maggior parte dei casi, ovviamente, sono curiosi di scienza. Possono essere insegnanti, ma anche studenti, studenti di scuole superiori in qualche caso, famiglie. Poi varia molto il pubblico sulla base della tipologia di eventi che noi facciamo, cioè quelli che sono all'aria aperta, come ad esempio il BioBlitz, comprendono anche un pubblico più di escursionisti, di appassionati. Quindi comunque un forte ruolo sociale di punto di riferimento per il territorio e anche una grande valenza didattica. Questo forse è un po' la punta di diamante di questo periodo, ovvero non riuscendo a organizzare quest'anno il nostro BioBlitz, che è l'evento di punta del museo, 24 ore consecutive alla scoperta della biodiversità, che facciamo dal 2013, ogni volta in un'area diversa della provincia. Abbiamo pensato, insieme allo Zen Lab dell'Università di Firenze, di proporre un virtual BioBlitz con altri partner di Milano e di Firenze. Abbiamo pensato di allargare, quindi il format era quello, ma era aperto a tutti coloro che volessero partecipare. Sono state in quel caso 10 ore in cui ricercatori che collaborano usualmente con noi e dell'Università di Firenze erano online a controllare queste immagini, a in qualche modo validarle, e stiamo scrivendo in questi giorni il report che uscirà a breve con tutti i risultati. È stato un modo per continuare a lavorare con la nostra comunità, allargandola in questo caso, con attività simili a quelle che avremmo fatto sul campo, non potendo andare sul campo. Manca pochissimo alla riapertura, penso che i cittadini abbiano proprio voglia di ricominciare a rapportarsi innanzitutto a livello umano e poi anche a uscire da casa e quindi tornare a riscoprire e a riappropriarsi di quella che è l'offerta culturale della città. Insieme a Chiara Valdambini e Mauro Papa stiamo lavorando fianco a fianco per produrre delle offerte coordinate, per avere un orario che coincide e per aprire lo stesso giorno tutti assieme, sarà il 29 di maggio. In più, fino a fine luglio, per scelta dell'amministrazione comunale, insieme alla Fondazione Grosseto Cultura, i 3 musei cittadini saranno a ingresso gratuito. E quindi anche questo dovrebbe essere un incentivo per le persone a venire a visitare i musei e sentirsi tranquilli nel fare una visita nella più completa sicurezza.
cercheremo di programmare le visite con delle prenotazioni online gratuite, in modo tale da dare il servizio migliore a chi vorrà visitare i musei e suddividere in piccoli gruppi familiari o singole visite, in modo tale che ci sia la massima tranquillità e sicurezza nella visita del museo. Insomma, le novità non mi sembrano poche, sono tantissime, dimostrano che avete continuato a lavorare con intensità anche nel corso di questi 2 mesi e che avremo, insomma, un'offerta museale tutta da riscoprire nel corso dei prossimi tempi, dei prossimi mesi. Speriamo proprio di sì. In questo devo dire che sono di sostanziale aiuto a tutte le persone che lavorano dentro il museo, al di là dei direttori. Benissimo, Andrea, io ti ringrazio tanto del tempo che ci hai dedicato. Come dicevo anche a Chiara e a Mauro, spero di rivedervi presto dal vivo, insomma, non virtualmente, ma che ci si possa rivedere presto dal vivo. Benissimo, ti aspetto in museo.